sono Daniele Bosotti, vengo da Milano, ho 64 anni e sono pensionato. Come vedete mi mancano i denti in bocca. Avevo un problema, sopra non avevo una protesi mobile e sotto stavo andando alla deriva. Aver speso un sacco di soldi in Italia per poi essermi ridotto così, la cosa mi dava fastidio. Ho contrattato tramite Facebook SOS Turismo Dentale, ho preso lo zaino e sono arrivato in Moldavia. E c'erano lì delle persone che mi hanno accolto e mi hanno portato in clinica. La clinica è bellissima, è all'avanguardia a tutte le cose. Non spaventatevi dai palazzi un po' fatiscenti che sono in Moldavia. La clinica è tutta un'altra cosa. I dottori mi hanno spiegato dalla A alla Z la cura che dovevo fare. Ognuno fa tutte le domande possibili, immaginabili e trova gente competente che le dà le risposte idonee. Segue un preventivo in cui uno sa esattamente cosa va incontro. Ho fatto 16 impianti più un innesto osseo. Quello che è importante è che in un tempo veramente breve riesce a risolvere i problemi che io in 3 anni in Italia non sono mai riuscito a fare. Quello che mi ha colpito nella clinica è la professionalità che ho trovato. Dottori e assistenza nel letto lì dove ti tolgono i denti, dove fanno. C'è l'operatorio in cui hai l'assistente che ti parla in italiano e ti dice esattamente quello che devi fare. Sono stato da parecchi dentisti, provati sulla mia pelle, minimo 4-5. Vi do solo un dato: gli ultimi 2 anni ho speso la bellezza di circa 10.000 euro per non risolvere niente, tra protesi mobile sopra e tra invece protesi semimobile, intesa lavori da vecchio, che mi davano solo fastidi e basta. In Italia per mettere 2 impianti sono stato in ballo la bellezza di 8 mesi. Alla fine l'impianto andava bene, però gli altri denti cadevano. Qui invece devo dirti che definitivamente mi stanno facendo un lavoro che non credete niente, perché vi massacrano, non state bene, vi fanno mangiare male, gli altri si dicono. Non credete a tutte queste bufole, sono gente seria e quando entrate in clinica vi dico solo una cosa: da noi la chiamano la donna delle pulizie. Se non mettete su i calzascarti, la prima batosta la prendete dalla signora che fa le pulizie. Io non voglio denigrare i dentisti italiani, perché c'ha ragione il dottor Palmer su questo. Quando venite qua fanno tutto loro, perché hanno un'equipe di dentisti, di chirurghi e di odontotecnici in loco, per cui più o meno saranno 50 di persone. La competenza è totale e sul posto e avete tutta l'assistenza necessaria senza perdere troppo tempo. Siamo alla trattoria della nonna, questo è il ristorante dove si provano i denti. Se vanno male, pazienza. Tagliala a pezzetti piccoli, se no facciamo brutta figura. Fammela assaggiare. Stavamo guardando le foto di Daniele, denti di quando era giovane. È 40 anni che non mangia più la carne. Infatti è pelle ossa. Buona. Peccato, però devi masticare troppo, bene, devi. Fa troppo l'aglio, però qua l'aglio. Quando non avete i denti ancora si mangia questo, poi quando si hanno i denti si mangia quest'altro. Non devi ingoiarla a pezzettoni come prima, la puoi masticare adesso, Daniele. Domani lo devo accompagnare in Italia, perché dobbiamo anche provare col cibo italiano. Continuo domani. Giro dei ristoranti. In Moldavia costa meno, ma non deve essere la scusa per fare man bassa di alcolici. Stiamo facendo traffico di alcolici di contrabbando in Italia a Moldavia. Qua a Milano abbiamo passato la dogana ed è strano che non l'hanno fermato, perché questa è importazione di denti pericolosi. Ah, no, ti avrebbero dovuto bloccare. Senti, che mangio a Milano? Lo spis. Lo sbis, l'osso buco. Tu metti anche il purè, però, come riso e carne, piatto unico. Io ho le scarpe per andare a correre. Ecco, c'è il parco Sempione lì del castello. Trovi di tutto e di più. Non farmi preoccupare. Un saluto. Ma è stato un bel viaggio. Io sto andando un corso e lui sta tornando a casa. C'era il sole in Moldavia. E io qua sono arrivato col freddo. Vado a vedermi il Duomo stasera. Ciao ragazzo. Addio.